Questo programma è offerto da Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola. Gradisce, signore. Parti sarebbe senza Koleski. Koleski, carta, plastica, parti. Champagne, signore. Buongiorno a tutti, ben trovati. Oggi si fa un primo però che è un piatto unico, perché si fa una pasta tipica del Lazio, la pasta alla zozzona. Zozzona perché? Perché c'è di tutto di più. C'è il guanciale, c'è la salsiccia, c'è l'uovo, il pecorino, la panna e il latte. Quindi questo è un piatto unico per eccellenza. Quando si ha proprio voglia di mangiare un pochino di cose più grasse. Comunque, si accende il fuoco, si prende il guanciale e si va a farlo sudare nella padella. Poi si prende la cipolla si incomincia a tagliarla fine. Così. Si gira un po'. Quando è ben tostato il guanciale, ha sudato e ha buttato via un po' del suo grasso, non ho messo olio, avete visto? Di grasso ce n'è abbastanza, si strutta quello che c'è. Si prende la salsiccia. Si prende la salsiccia e si va a metterla. Dentro. Un'altra. Thank you.
e anche questa. Così si fa rosolare un po', dopodiché ci si va a buttare la cipolla. Questa, si prende anche quest'altra cipolla, così. Il sale s'aspetta a metterlo perché nel frattempo ho messo l'acqua, l'ho salata, e qui a salare aspettiamo perché sono già tutte cose molto saporite, e quindi si va ad aggiungere solo un po' di pepe se piace. Si va ad aggiungere la cipolla e vado a mettere la pasta. Ecco qua. Si gira. Così andiamo a mettere ancora cipolla, che cipolla la sta sempre bene, eh? Abbondiamo. Giriamo la pasta e qui si copre un attimino e si fa cuocere. Mentre cuoce il tutto, la pasta e la salsiccia con la cipolla e il guanciale, si prendono due uova e si vanno a mettere in una terrina. Ecco qua. In una terrina.
un pizzichino di sale, poco, perché ora vi faccio vedere. Ci vuole la panna, un goccio di latte, così poi se serve ancora si va a aggiungere. Pepe e pecorino. Appena la pasta è pronta e il sugo pronto, andiamo ad assemblare tutto. Ci vediamo appena è cotta. Eccoci qua, tutto pronto. Ora si va anche questo qui. È cotto, è velocissima. Si prende la pasta. Qui se no mi brucio. Ecco qua, e si va a ad amalgamare tutto la pasta insieme al cotta. Io vi farei sentire che profumo. Ci si mette un po' di acqua di cottura. Si spenge e si va ad aggiungere ecco qua alla pasta l'uovo, il composto con l'uovo, la panna e di latte e pecorino. Questa è pronta. Qui il profumo ci si butterebbe nella padella, tuffare nella padella direttamente. Prendo un altro romaiolo. E si va a impiattare.
un po' di impepata, una spolverata di pecorino e ci siamo. Pronta. Il profumo, guardate, è una meraviglia. Ora l'assaggio anch'io. Un attimino. Buonissima. Fatela, provate, assaggiata e poi capirete perché è chiamata alla zozzona. Quindi vi do appuntamento a domani alla solita ora, sempre qui su TV Prato, canale 74 del digitale terrestre, per una nuova ricetta. Ma ora scusatemi, vi devo lasciare perché devo andare a mangiare questa bontà. Dove? Dove vi siete voi in questo momento? A tavola! Ciao, a domani! Baci baci e scusate, io vado a mangiare. Questo programma è stato offerto da Mar Blu è Ilio Pesca Prato. Il mare sulla tua tavola. Gradisce, signore? Parti sarebbe senza Coleschi. Coleschi, carta, plastica, parti. Champagne, signore.